I santi ci dicono che è possibile vivere il Vangelo. Antonino è uno di questi. La storia della comunità cristiana di Piacenza e Bobbio parte proprio da lui, da un laico. Di lui conosciamo pochi dati essenziali, ma non ci sono dubbi che sia esistito. Viene inserito infatti nelle più antiche liste di martiri. La storia ci porta alla seconda metà del III secolo d.C. La fede a quel tempo viaggiava con i mercanti e con i soldati, costretti a spostarsi nei territori dell'impero romano. Si comunicava infatti attraverso i rapporti personali. Piacenza era sin da allora in una posizione privilegiata, al centro delle vie di comunicazione. Il cristianesimo si sviluppò anche qui in modo quasi nascosto. Infatti la repressione dei romani era assai dura. Eccoci dunque a Travo, il luogo dove secondo la tradizione è avvenuto il martirio di Sant'Antonino. Sant'Antonino fu uno dei primi a testimoniare con la sua vita la sua fede in Cristo. Siamo probabilmente nel 303, durante la nona persecuzione dell'imperatore Diocleziano contro i cristiani. Di lì a pochi anni i cristiani saranno liberi. Nel 313, infatti, il cristianesimo diventerà la religione dell'impero. Sant'Antonino viene ucciso fuori dalle mura della città ed è sepolto in una zona cimiteriale. San Sabino, secondo vescovo di Piacenza dal 350 al 390, vede in sogno che il corpo di un santo martirizzato, Sant'Antonino appunto, era sepolto vicino ad un pozzo, in una sala sotterranea, dove ora sorge la chiesa di Santa Maria in Cortina. Il giorno dopo si reca sul luogo indicato e qui lo ritrova. Il corpo viene fatto trasportare solennemente nella vicina Basilica di San Vittore, intitolata al primo vescovo di Piacenza. A quel tempo Antonino era morto da quasi 80 anni e il suo ricordo forse non era del tutto dimenticato, ma la fede tendeva ad affievolirsi. Passato il tempo delle persecuzioni, la Chiesa infatti rischiava di imborghesirsi. Parte così un movimento di rinascita che fa leva sulla riscoperta del culto dei martiri. Questo accade anche a Milano, quando Ambrogio, nel 386, fa riesumare i corpi dei santi Gervasio e Protasio. Anche Savino, amico di Ambrogio, si colloca su questa via. Vittricio, vescovo di Rouen, in Francia, dal 390 al 410, in un suo discorso nomina Antonino come protettore della città di Piacenza. Lui stesso dice di possederne una reliquia. Savino aveva un obiettivo, portare la fede cristiana fuori dalle mura della città. Perciò colloca il culto del primo martire in luoghi strategici. Innanzitutto a Velleia, municipio romano posto su importanti vie di comunicazione. Quando Velleia decade, le subentra Castellarquato. La collegiata di Castellarquato sorge infatti su una precedente chiesa dedicata a Sant'Antonino. Altro punto strategico era Travo, dove era diffuso da tempo il culto delle acque di origine celtica e dove in età romana era stato fondato un importante santuario dedicato a Minerva Medica che richiamava gente da luoghi diversi. Artefici di questa evangelizzazione dopo Savino sono il vescovo Mauro e più tardi i monaci di Colombano. La vicenda di Sant'Antonino lega storia e tradizione. La sua memoria si è diffusa nella chiesa piacentina. A lui sono infatti dedicate diverse chiese: Travo, Albarola, Corano, Ronco, Ozzola, Bedonia, Borgotaro, Velleia e Pittolo. Sono molti i segni della fede a lui legati, li vediamo in queste immagini.